Dopo il lungo buio, tre raggi di sole, con la Vastese che cancella il periodo negativo e torna al successo roboante contro una squadra dal forte potenziale. 3-0 per gli aragonesi e primo successo di Favo grazie ad una gara di grande attenzione e carattere da parte dei suoi. Nell'occasione in campo, con una difesa a 5 pronta a far male in fase di possesso negli spazi concessi dagli avversari. Partita comunque non facile, che soprattutto nel primo tempo vive di sostanziale equilibrio. Primo pericolo con la Visi in avanti al decimo e Bugaro ha la soluzione da fuori, Russo non ha problemi. Poi comincia a vedersi la Vastese intraprendente con Fiore. Prima, minuto 15, la sua conclusione viene respinta dalla difesa marchigiana. Al 29esimo il suo suggerimento in mezzo non trova nessun compagno pronto ad approfittarne. 34esimo minuto, occasione per Cosenza che sfiora il palo alla sinistra del portiere pesarese. I fuochi d'artificio arrivano però nella ripresa con gli aragonesi determinatissimi in vantaggio all'ottavo. Tiro cross dalla destra di Fiore, Campanella rimette in mezzo e Bartoli a finalizzare. Gol prezioso che sblocca partita ed equilibrio. Al 23esimo, dopo una reazione ospite ben rintuzzata dai biancorossi, ecco il raddoppio che arriva sul calcio franco al tiro Fiore che con la complicità della barriera trova la rete. 2-0 è il risultato praticamente al sicuro, manca però la ciliegina, il tris che arriva al 32esimo, il nuovo entrato Galizia semina scompiglio sulla destra, palla in mezzo e deviazione vincente di Tafidi. 3-0 e nuovi sorrisi vastesi, chissà che il finale di stagione non possa riservare nuove esaltanti sorprese. Soddisfatto per i ragazzi, soddisfatto per il risultato, i ragazzi che erano molto giù, mi sembra dall'11 dicembre non si vinceva e quindi per noi è stata una vittoria prima di tutto psicologicamente importante, con la consapevolezza che comunque è una squadra forte, vincere 3-0 contro una squadra forte che non so se abbia mai perso 3-0 quest'anno, quindi comunque è una dimostrazione di forza, ma mi è piaciuta l'applicazione generale anche nel mettere giù qualche calcio piazzato, potevamo far gol con una cosa che abbiamo creato questa settimana per sfruttare anche una loro punta di forza, che questi quattro che restano in avanti, abbiamo cercato qualcosa e poi è venuto, purtroppo è andato fuori di poco il tiro di Cosenza nel primo tempo. Abbiamo lavorato tanto e dobbiamo lavorare ancora tantissimo. Beh, che nel calcio la determinazione, l'agonismo, la voglia esaltano i contenuti. Quando mancano determinazione, agonismo, oggi eravamo un pochino meno spietati del solito e quando giochi una partita di pari livello contro una squadra molto importante che viene da un periodo molto negativo, che ha agonismo, determinazione, voglia di andarsi a cercare l'episodio, lì sta il giochino, no? La partita primo tempo era stata completamente equilibrata, abbiamo avuto controllo noi per tutto il primo tempo e non abbiamo avuto in quelle due o tre situazioni difensive di tutta la gara, perché poi insomma il risultato è rotondo ma non è giusto. Hai avuto la palla per fare l'1-1, non l'hai sfruttata, era una partita molto equilibrata e questo è quello che poi ha spostato, no? Sono scontri talmente d'alta classifica di qualità, perché la Vastese è una squadra di grande qualità, che l'inerzia della gara viene spostata poi dall'episodio, e secondo me l'episodio oggi noi non ce lo siamo cercato.